Buonasera a tutti, benvenuti a questa prima puntata di Antenna sulla Politica, un nuovo format di Antenna Sud per parlare di politica, di attualità, di vita civile e sociale. Allora io saluto il mio compagno di viaggio, Pierangelo Puzzolo, direttore editoriale. Ciao Pierangelo, buonasera. Ciao, buonasera, buonasera ai telespettatori. E allora presentiamo anche gli ospiti che abbiamo in studio, abbiamo già un collegamento da Lecce, io saluto Fabiano Amati, consigliere regionale, grazie. Grazie a voi. Benvenuto, buonasera. Senatore Gino Vitali, grazie. Grazie, buonasera. Grazie dell'invito. Andiamo a salutare anche nella sede di Confindustria di Lecce il presidente dell'Associazione degli Industriali del Salento, Nicola Delle Donne. Presidente, ci sente? Buonasera. Sì, buonasera a tutti, salve. Ecco, sappiamo che è stata una giornata intensa, difficile, ricca e movimentata la sua, però ecco, faccia quest'ultimo sforzo per portare alla luce attraverso Antenna Sud le tematiche problematiche che affliggono il mondo imprenditoriale del Salento, ma anche quello di tutta la regione Puglia. Mi pare che proprio oggi il presidente delle donne abbia preso parte al congresso della CISL a Lecce e lì l'occasione è stata buona per formulare una proposta su, diciamo, in relazione alla PNRR, presidente, una sorta di programma su strutturale per il Salento. Ecco, ce ne può parlare? Ma allora sì, lo faccio volentieri. Perché a mio avviso è arrivato il momento che la società civile e la politica dei nostri territori inizi a ragionare diversamente, no? Inizi a cambiare paradigma. Chiedo scusa un secondo, ma devo ridurre. Ecco qua. Ho un ritorno della voce. Allora. Ecco, può togliere l'auricolare e poi lo mette per ascoltarci quando finisce allora, di parlare. Ecco, dicevo, allora noi, a mio avviso, è arrivato il momento di cambiare modo di ragionare, quindi dobbiamo veramente invertire il paradigma. Oggi i nostri territori stanno più o meno immaginando di utilizzare i fondi del PNRR, o meglio, se ne parla tanto, ma in realtà pochi hanno capito che i fondi del PNRR rischiamo di perderli, e per noi diciamo, perdere questa occasione significa perdere l'ultima opportunità non solo del Paese, ma del nostro territorio, ma dell'intero Paese. Allora credo che il PNRR in quanto tale punti alla realizzazione di investimenti infrastrutturali che cambino finalmente il volto dei territori su cui ricadranno, su cui impatteranno. Siccome tutti quanti stiamo immaginando, chi più chi meno, che potrà fare un pezzo di strada o potrà immaginare di restaurare una piazza anziché un angolo di un comune o anziché qualche altro tipo di attività, a mio avviso è arrivato il momento che la politica e le parti sociali dei nostri territori si siedano intorno ad un tavolo, visto che poi rischiamo veramente di non vederne i frutti, e facciano delle richieste importanti e strutturate al governo e alla classe politica, se vogliamo, ma anzi al decisore, tali che possano essere condivise all'interno di un percorso che alla fine, diciamo, dell'ottenimento del risultato abbiano realmente impattato in maniera importante sui nostri territori. È evidente che questo è un tema del quale dobbiamo cominciare a ragionare. Io immagino, perché io ho le mie idee, ma che sarei pronto non solo a condividere ma anche a discutere, perché poi e ognuno si deve approcciare con un modo probabilmente diverso di ciò che è stato, con meno partigianeria di ciò che è stato fino ad oggi, ma probabilmente il modo in cui, o meglio, il modo in cui dobbiamo immaginare di costruire una progettualità in grado di garantire un risultato. Oggi non abbiamo il tempo di sposare o di innamorarci delle nostre idee, o meglio, è giusto farlo, ma è giusto essere pronti, ripeto, a cambiarle o a mettere sul tavolo e a condividerle con criticità, con, diciamo così, con un atteggiamento che fino ad oggi
tutti quanti abbiamo fatto fatica ad avere. Il nostro territorio ha grandi bisogni di infrastrutture logistiche. Noi abbiamo affrontato il tema dello scalo di Surbo, abbiamo affrontato e stiamo affrontando il tema della metropolitana, delle ferrovie sud-est, che potrebbe essere la vera metropolitana di superficie. Abbiamo il tema della logistica, che è un tema fondamentale per il nostro territorio se veramente vogliamo fare in modo che il nostro territorio diventi una vera Silicon Valley italiana e possa essere definito, così come qualcuno sta tentando più o meno di fare, il territorio in cui può diventare possibile produrre idrogeno, produrre componenti elettronici, produrre turismo, utilizzare il turismo appieno. Presidente, la fermo un attimo. Ma non può non accadere se tutti quanti. La fermo un attimo, perché così facciamo, diamo possibilità anche agli rappresentanti politici che abbiamo in studio di dare le prime risposte, insomma. Ecco, iniziamo con il senatore Vitali. Ecco, le istanze degli imprenditori che vengono rappresentate dal presidente di Confindustria delle Donne. Ma noi credo, come Parlamento, come legislatore, abbiamo fatto la nostra parte, cioè abbiamo previsto la possibilità per gli enti locali addirittura di assumere in deroga alle piante organiche dirigenti a tempo determinato, proprio per munire i comuni, le province del personale tecnico specializzato, perché ho sentito il discorso del Presidente, io lo condivido, però è passato un anno. Io tanti progetti non ne sto vedendo ancora, ci stiamo parlando, però non c'è nessuno che ha presentato una progettualità sulla quale poter investire. Stiamo parlando di idee, teniamo conto che questi soldi devono essere spesi completamente entro il 2026, il che significa che vanno progettati, finanziati, eseguiti, eccetera, eccetera. Quindi credo che sia arrivato il momento di stringere. Noi abbiamo dato le opportunità, abbiamo dato le risorse, abbiamo dato la possibilità di dotare le amministrazioni di personale specializzato, perché ci vogliono ingegneri, ci vogliono matematici, ci vogliono tecnici. E però adesso gli enti locali, leggevo da qualche parte che sono previsti stanziamenti da 9 a 15 milioni per ogni comune. Voglio dire, è arrivato il momento di trasformare le idee in fatti concreti, di fare delle proposte. Poi il Presidente ha ragione, sarebbe meglio mettere insieme più comuni, più province per fare dei progetti strutturali importanti, però questo dipende dalla volontà delle istituzioni locali, non dipende dal governo. Fabiano Amati, come la pensa? Ma qui c'è il rischio che il PNRR diventi una carta di briscola, ogni volta che si discute di qualsiasi argomento c'è sempre chi tira fuori il PNRR. Il PNRR ha delle schede, si sa già cosa sono, a cosa sono destinate. E molto spesso quando discutiamo di questo argomento ho come l'impressione che si discuta come se stessimo all'anno zero. Bisogna semplicemente progettare e realizzare le opere, ovviamente in maniera rapida. C'è già tutto, per esempio in sanità si sa per la Puglia quei 630 milioni certo. A che servono, si sa proprio precisamente. Milione per milione, non è che c'è da inventarsi nulla, bisogna soltanto progettare e realizzare le opere in questo problema della burocrazia italiana, che ovviamente è impeditiva di ogni iniziativa economica. Naturalmente, perché dico così e sottolineo l'ovvio? Perché nel frattempo, parlando di PNRR, ci stiamo dimenticando tutto ciò che sta oltre al PNRR, c'è molto oltre. Voi per esempio dovete considerare che noi non riusciamo ancora a mettere la parola fine ai 55 milioni per gli investimenti da TAP, dal gasdotto TAP. Noi apriamo i giornali la mattina e vediamo che su due impianti importanti di rinnovabili, uno a largo di Brindisi e uno eolico offshore e l'altro a largo di Lecce, stiamo a discutere che non va bene e che invece sono iniziative ambientaliste e vanno a decapitare un approccio inquinante alla vita. E naturalmente da Brindisi non si protesta per il no di Lecce, perché non si considera che quell'investimento di Lecce è importantissimo per il porto di Brindisi, certo. Perché non è che andranno ad installare le pale eoliche a largo di Lecce dal porto di San Foca, ma andranno ad installarle dal porto Brindisi. Di Brindisi, e quindi la banchina di Brindisi
sarà adibita per chissà quanti anni a poter produrre ed assemblare ciò che serve. E potrei stare qui fino a domani mattina, farvi un elenco di investimenti che non stanno nel PNRR se non come concetto, e cioè il mondo green da interpretare e da abbracciare, che però hanno fonti di finanziamento diverse da quelle del PNRR. Certo. Quindi c'è proprio dell'altro, c'è molto di più rispetto a questo. Chissà come la pensa il Presidente delle Donne sull'installazione del parco eolico nell'Adriatico, nel Salento. Sentiamo. Presidente, che ne pensa lei? È d'accordo alla realizzazione del parco eolico? Guardi, io le dico di più, io non solo sono d'accordo, ma io sono convinto che andrebbero create delle vie agevolative, delle priorità, delle emergenze per l'ottenimento delle autorizzazioni. Mi spiace solo che vede il consigliere Amati, persona che io stimo ma con la quale mi sono confrontato tante volte, dimentica però di dire una cosa. È vero, allora, premesso, io sono d'accordo sull'eolico, così sgombiamo il campo. Le dico pure che io ero d'accordo sulla TAP, quindi figuriamoci quanto io sia d'accordo su tutte quelle opere e quelle infrastrutture. Ma io pure sul rigassificatore, e forse la politica dovrebbe farsi un serio esame di coscienza sugli atteggiamenti e i comportamenti che ha avuto fino a nella realizzazione di queste opere. Così ci chiariamo una volta per tutte, perché poi forse qualche responsabilità la politica ce l'ha, che non ne possiamo fare finta tutti quanti di cadere dal pero. Se poi il tema è questo, se il PNRR è così chiaro, allora non servono tavoli. Significa che la politica, dall'alto della sua scienza e coscienza e magari capacità anche di spesa, che non mi pare che abbia dato segnali di grande lustro fino ad oggi, evidentemente ha fatto già le scelte, quindi è inutile che discutano i territori. Siccome non vedo scelte importanti rispetto ai territori che ancora disputano se devono avere l'alta velocità o meno, ho qualche dubbio sul fatto che la politica abbia avuto capacità di scelta. Ma sia, io non voglio fare polemica diretta perché questo non mi appartiene. No, ma Presidente, certo è che dobbiamo discutere in qualche maniera. No, Presidente, mi scusi, Presidente, io mi conosce, io sono uno che legge le carte e sulla base delle carte che legge parla. Allo Stato, ministero per ministero, hanno già stabilito quali sono gli interventi, le declaratorie degli interventi. Il senatore Vitale può dare testimonianza di questo. Ho fatto l'esempio della sanità per dirle che noi sappiamo in Puglia i 620 milioni, dico la sanità perché è un argomento che tocca la vita di tutti, così ci intendiamo, è più facile, 620 milioni dove sappiamo che X milioni sono per la digitalizzazione, che sembra una cosa assurda, in realtà è il futuro, la medicina di precisione, sono una serie di cose. Un'altra parte sono per gli ospedali di comunità, un'altra parte sono per la formazione, cioè sappiamo già tutto. Allora se qualcuno mi dicesse dobbiamo costruire un tavolo per la sanità, io gli direi guardate, l'unico tavolo che possiamo fare è per accelerare gli investimenti, perché è già scritto lì, uguale sulla infrastrutturazione ferroviaria, l'infrastrutturazione stradale, i ministeri o le regioni, ma generalmente il ministero perché c'è la parte più grande delle risorse del PNRR, hanno già stabilito quali sono le schede, tant'è che entro fine febbraio la parte regionale deve già presentare le sue ipotesi al Ministero per quanto riguarda diverse branche dell'amministrazione pubblica. Quindi, secondo me, ben vengano i tavoli. Io ho un problema nei confronti dei tavoli, perché proprio l'amministrazione pubblica è diventata una grande falegnameria. Di solito, quando non si sa che fare, si organizza un tavolo, ma non è il caso ovviamente della sua proposta, ma generalmente si fa così, però se proprio dobbiamo fare un tavolo, è un tavolo per rendere rapide tutte queste cose, che già da un punto di vista macroeconomico, come lei mi insegna, già rappresenterebbe una grande forza, una grande propulsione economica. Allora, Pierangelo, sì. Il dibattito un successo, condivido totalmente. Intanto ho sottolineato giustamente il consigliere Amati, il PNRR, no, tutti parlano del PNRR, ma c'è molto che
molti ritardi si registrano per quanto riguarda la pubblica amministrazione rispetto a progetti sorbo e fermo lì non so da quanti anni, la cattedrale del deserto, la regionale 8, la linea adriatica e quant'altro. Quindi il vero PNRR potrebbe essere qua, accelerare i progetti che da anni sono in campo. Guardi, scusi al disturbo, noi abbiamo 400 pratiche di rinnovabili ferme alla regione. C'è una norma del piano paesaggistico pugliese che viene invocata per bocciarle, addirittura l'agrofotovoltaico, cioè una iniziativa economica che mette assieme l'agricoltura e le rinnovabili. Allora, quando si chiede, ma modifichiamo il piano paesaggistico, ok? Invece osservi che il Ministero della Cultura è in grave conflitto con il Ministero della Transizione Ecologica, perché entrambi hanno due valori o due beni da tutelare, gli uni il paesaggio, che è un elemento culturale, gli altri la natura. Allora già non si riescono a smuovere 400 iniziative di rinnovabili per 15 gigawatt e naturalmente dobbiamo raggiungere entro il 2030 il target della decarbonizzazione, e abbiamo una grande quota che investe la Puglia per un motivo semplicissimo. Siccome abbiamo raccontato a tutti giustamente che siamo la terra del sole, del mare, del vento, dove puoi fare le rinnovabili servendoti del sole e del vento se non nel posto in cui queste cose ci sono? Esatto. Cioè, è un fatto anche ovvio, va bene? Ecco perché, sapete, queste sono tutte voci che hanno un valore economico notevole, oltre che un valore ambientale da fare spavento. Certo. E il nodo è quello politico. E quindi, diciamo, come la politica in questa nuova stagione si appresta ad affrontare queste problematiche, e, diciamo, in uno scenario abbastanza confuso. A livello nazionale abbiamo una trasversalità che è giustificata dall'emergenza, però poi scorrendo lo stivale la Puglia brilla per questa per questo, diciamo, modello trasversale. Magari possiamo cominciare proprio da Roma a illustrare, no, con la scheda del collega Manigrasso, no, da Roma in giù cosa accade. 304 da inizio legislatura per 214 parlamentari. Non diamo i numeri, ma sono i numeri di chi nel corso di questa legislatura ha cambiato più volte e più volte bandiera. 143 deputati e 71 senatori, molti dei quali hanno fatto però un solo cambio, saltando da un gruppo all'altro. 304 appunto in tutti i passaggi dall'inizio mandato, con una media di circa 6 al mese. Un fenomeno che, a dire il vero, non interessa solo Camera o Senato, ma anche più in particolare le piccole realtà, quelle di assessori, consiglieri del bel paese, che saltellano da partito in partito. Non è bello, non sono segnali sicuramente belli, io penso che sia anche compito della politica riuscire a trovare il modo per far sì che quando un cittadino vada in un seggio elettorale per dare la propria fiducia ad un esponente politico, poi possa anche essere ragionevolmente sicuro che le sue idee vengano portate avanti fino alla fine. In Senato, ad esempio, a detenere il primato è Giovanni Marilotti, che per ben 5 volte ha cambiato casacca. Nel Movimento 5 Stelle prima, nel gruppo misto poi, e dopo nel gruppo per le autonomie, poi parte del gruppo europeisti Maie Centro, Democratico, e poi di nuovo nel gruppo misto, atterrato infine nel PD. Alla Camera detiene il record Maria Teresa Baldini, eletta nella circoscrizione Lombardia 1 nelle file di Fratelli d'Italia. Passata al gruppo misto, poi entrata in Forza Italia, passata in Coraggio Italia e dal 23 dicembre 2021 in Italia Viva. Nessun primato invece per i parlamentari pugliesi. La saga delle giravolte è comunque un'abitudine consolidata in Parlamento, alla quale tenta di mettere un freno la proposta di modifica del regolamento della Camera. Le persone quando votano perché credono in un qualcosa, se poi questo viene tradito e si passa da un partito al suo perfetto opposto, perché poi qui non si tratta di chi va dal 5 Stelle al misto, cioè chi è andato dal 5 Stelle a Italia Viva, ditemi voi se questo è. Ci sarà una modifica del regolamento della Camera
che in qualche maniera limiterà questa transumanza di deputati da un gruppo all'altro, considerato che questa è la legislatura dove ci sono stati più cambi di casacca, credo che quantomeno per i cittadini che votano ed esprimono una preferenza nei confronti di un partito o di un parlamentare, in questi casi nei collegi, sia giusto. La trasversalità, ecco, ma cosa accade? Qualcosa di nuovo, senatore Vitali, oppure qualcosa di strano? No, la verità è che i partiti hanno perso la loro funzione, non sono più quelle scuole di vita, di cultura, di attività amministrativa di una volta. Io vengo dal Movimento Sociale Italiano, che nonostante fosse un partito votato all'opposizione Vita Natural Durante, aveva la sua scuola di partito, aveva la sua fucina, aveva i suoi docenti di politica e si faceva strada piano piano, ti presentavi al Consiglio Comunale, facevi un'esperienza in Consiglio Comunale, poi se eri bravo ti presentavi alla provincia, poi se eri bravo andavi alla regione, poi purtroppo dal 94 è successo che la gente è stata presa in mezzo alla strada, dice vuoi fare il parlamentare, vuoi fare il senatore, e quindi si è perso la fidelizzazione, si è perso l'attaccamento, si è persa anche la serietà, per cui uno che arriva la formazione, si è la formazione non esiste più, e uno che arriva in Parlamento così senza aver fatto nessunissima esperienza è chiaro che è preda delle sirene che ci sono, vieni con me perché puoi fare questo, puoi diventare quest'altro, quindi questo a livello nazionale, poi chiaramente si riverbera anche a livello territoriale, ce ne sarebbe da dire delle cose a proposito di questo argomento. Ecco, io volevo salutare il presidente di Confindustria Lecce delle Donne, perché ci deve lasciare perché ha anche un altro appuntamento. Presidente, lei come giudica questo nuovo modo di fare politica o questo nuovo percorso intrapreso dalla politica ormai a tutti i livelli, sia a livello nazionale, lo vediamo con questo governo eterogeneo che è sbocciato qualche mese fa, e poi anche per esempio la giunta Emiliano con l'arrivo di Palese che ha fatto più notizia dell'arrivo di un assessore alla sanità, o anche quello che sta accadendo a Taranto, che è il candidato del centrodestra e l'ex coordinatore del Partito Democratico. Ecco, come giudica questo nuovo percorso un rappresentante di un ente così importante come Confindustria? Ma guardi, indubbiamente lo giudico vivace. Allora, sicuramente è interessante quando le diverse esperienze politiche superano le barriere ideologiche per condividere dei percorsi e delle scelte di crescita di cui ha bisogno il Paese. E lì quello è un valore. Certamente quando è qualcosa di diverso è discutibile, fermo restando che poi ognuno, come diceva il senatore prima, compie i suoi percorsi legittimamente, giustamente, anche in funzione delle esperienze che ha avuto, perché poi insomma io dico guai ai soggetti, io temo sempre le persone che non sono in grado di cambiare idea o posizione, quando uno cambia legittimamente per convinzione e non per sé di potere, viva Dio, è giusto che sia così perché è segno di maturità umana, non la possibilità di mettersi in discussione. Ovviamente come cittadino, come imprenditore, mi auguro che queste scelte avvengano con cognizione di causa e soprattutto perché finalizzate all'ottenimento dei migliori risultati possibili e non semplicemente come mero riconoscimento di supporti politici. Certo, se la politica iniziasse ad utilizzare toni più sereni, più rasserenanti, ma soprattutto fosse in grado di confrontarsi serenamente e di aggregarsi nei momenti in cui il Paese ha bisogno di essere ricostruito, probabilmente ne avremmo tutti un grandissimo beneficio. Perché ovviamente il Paese è a mio avviso, è in destrutturazione istituzionale. Il Paese, e io utilizzo, non me ne voglia il senatore Vitali o il consigliere Amati, il Paese, ma lo diceva anche il consigliere Amati prima usando altri termini, io dico che è in default istituzionale. Il Paese è nel caos istituzionale ed è ormai generato probabilmente da una quantità di norme che hanno fatto sì che i ministeri, che la litigiosità fra gli enti arrivasse a livelli ormai esponenziali ma soprattutto insostenibili.
E credo che una buona politica dovrebbe, nell'interesse generale, aggregarsi intorno a queste necessità, rimettere insieme i cocci di un paese che ha bisogno di essere rimesso in pista. Perché per poter tornare ad essere un paese normale noi abbiamo una grandissima necessità che la politica sana di questo paese ritorni a discutere serenamente nell'interesse, nel pieno interesse della collettività. Andiamo in Puglia, dove proprio oggi c'è stato un duro giudizio da parte dell'onorevole Fitto, dice la Puglia si è ridotta a un mercato, c'è un governatore che compra e c'è chi si vende, e quindi parlava di dignità, di competenza e di coerenza. Pure dall'altra parte però. Appunto. A tutto tondo. Ex adverso, diciamo. Il consigliere Amati è stato sicuramente uno dei più critici di recente, lui ha proposto addirittura l'appoggio esterno del PD alla giunta Emiliano. Ecco, lei crede in questo campo larghissimo, non crede evidentemente al campo larghissimo di Emiliano, ci vorrebbe forse un campo, lei è per un campo di centro-sinistra allargato, però quello che sta accadendo è l'esatto contrario. A Taranto quanto a Barletta e quanto in altri centri dove si andrà a votare, 50 comuni, poi illustreremo anche questo con una scheda. Ma io non credo al campo del posizionamento politico per definizione, cioè, mi dice poco centro-sinistra, centro-destra, mi dice molto di più le idee. Nella vicenda della nomina di Palese ci è stato riferito che la scelta era una scelta improntata all'idea di mettere lì un super tecnico. Questa era la dichiarazione, io devo stare alle dichiarazioni. Ora già io quando sento dire che uno è super, magari lo dicono a me con un eccesso di gratitudine, li fermo e dico guardate, al limite posso essere un tecnico se sei così generoso, ma super mi sembra eccessivo. Nel caso specifico, siccome era super tecnico, quindi prendevo atto di questo, e siccome so come funziona la pubblica amministrazione, per me un tecnico nella pubblica amministrazione è uno che sa, in particolare in quel ramo specifico, di diritto sanitario, di contabilità e di organizzazione delle strutture complesse. Perché in quel settore, la sanità, nell'amministrarle, queste sono le competenze tecniche. Non ti chiedono di saper fare una puntura oppure un intervento chirurgico. Lì si mettono delle altre persone che danno dei suggerimenti. Quindi se me la si presenta così, per camuffare invece altro che posizionamento politico all'interno della scacchiera del potere, cose legittime, cioè fanno parte della storia dell'umanità, e quindi per dissimulare questa seconda parte, è chiaro che la cosa mi dà un po' fastidio. E allora vado subito a ricordare che Palese, l'ho ricordato diverse volte, fu il coautore di un piano di riordino della rete ospedaliera che per certi versi era utile in quel periodo, però per certi versi nella suddivisione tra le branche chirurgiche e le branche mediche, senza attivare il processo di edificazione dei nuovi ospedali e del radicamento degli ospedali di comunità, che è cosa che dovremmo fare ora con il PNRR, tranne in provincia di Brindisi, che devo dire l'abbiamo già fatto senza i fondi del PNRR, è chiaro che obietto che non stiamo di fronte a un tecnico. Nel momento in cui mi accorgo che le maggiori riforme in materia di sanità vengono compiute dal Consiglio regionale, su iniziativa dei consiglieri regionali e non dal governo, e cito lo screening obbligatorio per i bimbi affetti da SMA, unica regione italiana, iniziativa consigliare, grandissima riforma, sequenziamento dell'esoma, stato avanzatissimo della genetica, dall'1% del DNA si diagnosticano l'85% delle malattie rare. La Puglia fa la legge, prima regione italiana. Screening per il carcinoma mammario che colpisce tantissime donne, obbligatorio perché ci accorgiamo, anche quella di iniziativa consigliare, perché ci accorgiamo che sulla carta bisogna invitare il 100% delle donne a fare la mammografia, nella realtà la media è del
60%, quindi restano fuori 40% delle donne che non vengono controllate e che quindi perdiamo per strada, che è una cosa terribile, perdiamo in termini di vita umana. Riforma consiliare. Riforma consiliare è l'introduzione del test BRCA1 e BRCA2 che serve per dire se c'è una condizione eredofamiliare nei carcinoma mammario e non soltanto in quelli, per poter intervenire sulle persone sane e prevenire attraverso un'attività di sorveglianza clinica e strumentale l'insorgenza, cioè, o meglio prevenire, perché attraverso questi sistemi puoi effettuare la diagnosi precoce. E allora mi dico, scusate, ma questo consiglio regionale che fa tutte queste iniziative tecniche mi sembra un consiglio regionale di super tecnici. Se invece mi viene propagandata un'ipotesi da super tecnico che ha quella storia tecnica e politica, e peraltro in un consiglio regionale che ha dato prova di saper fare, vuol dire che stiamo camuffando una scelta di mero posizionamento politico alla luce dei grandi temi. E siccome io non le mando a dire le cose, perché sono fatto così, l'ho detto. E siccome molti miei colleghi, quasi tutti, la pensavano così, però non volevano esprimere, come dire, le parole decisive, perché se non sei d'accordo in politica, è vero Gino, se non sei d'accordo in politica devi assumere una qualche decisione che faccia rinsavire o faccia riflettere la persona che hai di fronte. E quindi cosa dici? Nella Prima Repubblica dicevano verifica per non dire nulla. E siccome a me non piace non dire nulla, ho detto proponiamo l'appoggio esterno, così ne discutiamo, perché è un modo per dare una scrollata. Questa che vediamo è la foto, no, sembra uno sceriffo, no? Questo è Nico Pilinini, la matita impertinente di... Nico Pilinini, come vede questo scenario politico, queste alleanze trasversali? Vediamo Michele, ecco qua. Gianni. Ecco, questa è la satira. No, leggila tu un po', vedi. Senti questa, Emiliano con Palese, Musillo col centrodestra, Salvini con Letta, questo è quanto dice la moglie guardando internet le notizie, poi si sa i poli opposti si attraggono. Io penso che poi alla fine tra la copia e l'originale i cittadini scelgono sempre l'originale, no? Io non so perché, parlo del mio campo, non so come si sia arrivato a Taranto a designare quella candidatura a sindaco. A proposito, senatore, tra i vari messaggi che stanno arrivando, il signor Giovanni Basile da Taranto chieda cortesemente al senatore Vitali, ci voleva un candidato del PD per riunire il centrodestra a Taranto? Infatti io non so quali questa sono... Questa è buona però. Non so quali sono le motivazioni che hanno spinto i colleghi del centrodestra a Taranto a fare quella scelta. Non vorrei che si ripetesse lo stesso scenario di 2 anni fa a Bari, dove il centrodestra ha puntato sul presidente del Consiglio Comunale uscente del sindaco De Caro, è andato incontro a una debacle. Ripeto, sono i partiti che non hanno più il loro ruolo, che non hanno più la loro funzione. Forse ha ragione Fabiano quando dice che valgono le persone, e allora diciamo togliamo le sigle dei partiti, no? Se valgono le persone, adesso noi abbiamo il governo dei migliori, evidentemente al di là dei partiti si ritiene che il presidente Draghi, che sicuramente è uno adeguato e strutturato, abbia scelto i migliori, si sia circondato dei migliori per tirare fuori dall'impasse il nostro paese. E credo che abbiamo raschiato il fondo del barile. Bisogna riprendere un percorso di sensibilizzazione, di cultura, di formazione. Non vi dico quello che succede in Parlamento con i colleghi del Movimento 5 Stelle, ce ne sono alcuni molto validi e valorosi, ma la stragrande maggioranza non sa di che cosa parla e si mette di traverso. Per esempio, ieri in Commissione Giustizia abbiamo riattivato il percorso per parlare della responsabilità civile e amministrativa dei sindaci e degli amministratori, una richiesta che viene a 360 gradi da tutti i sindaci d'Italia. Chi si è messo di traverso è il Movimento 5 Stelle. Abbiamo avviato il percorso di riforma della Severino,
che non vogliamo demolire, ma vogliamo togliere alcuni effetti dannosi, cioè non è possibile con una sentenza di primo grado sospendere un amministratore che nel 50% dei casi o anche in una percentuale maggiore in secondo grado viene assolto, no? Dico, è giusto che chi commette un reato ed è condannato, un reato contro la pubblica amministrazione con sentenza passata in giudicato, non deve fare neanche l'amministratore di condominio, però voglio dire, no, noi siamo un paese civile, democratico, garantista, niente, loro si sono messi di traverso perché la pena di morte per gli amministratori. Quindi è chiaro che in questa maniera diventa difficile, forse non ci sarebbe stato nessun altro, ad eccezione del Presidente Draghi, a tenere insieme questa marmellata, questa melissa di idee e di sigle. E quindi dobbiamo rifondare i partiti, non c'è altra soluzione, dobbiamo tornare a parlare con le persone, non ci sono più sedi di partito. Forse il Partito Democratico ce le ha, però voglio dire, io giro, ma Forza Italia non ha più sedi, forse non ha neanche la sede regionale, cioè dove si studiano le esigenze del territorio, come si incontrano, dove si incontrano i cittadini, quindi si va tutti all'impronta. Cioè, la politica... Adesso si va al voto in 50 comuni in Puglia, in primavera, e il rischio è che si possano candidare personaggi che non sanno cosa sia una delibera, no? E quindi bisogna evitare questo. Ma guardi, che sarebbe guardi, la deriva con il proporzionale, con le preferenze, questo non succede, perché chi deve prendere i voti deve sapere che cos'è una delibera. Nel maggioritario o nel proporzionale con le liste bloccate può succedere questo, come è successo col famoso Porcellum, ma è successo anche col Mattarellum o col Rosatellum, mi sono spiegato. Ma se io sono per esempio per il sistema proporzionale con le preferenze, c'è poco da fare, tutti storcono il naso, però io sono... O con lo sbarramento al 5%. Con lo sbarramento al 5%. Perché ognuno si misura sulle proprie forze. Ma lascia perdere le misure proprie, cioè la gente se le deve guadagnare i voti, deve andare ad aprire un dialogo, un dibattito con i suoi elettori, deve prendere gli impegni che devono essere verificati. Qui invece si vota un simbolo che poi corrisponde a un nome che tu non vedi mai più per 5 anni e poi... Cioè, ma è chiaro che questa è la dissoluzione della politica, no? È chiaro che poi uno pensa di essere unto dal Signore, quindi in quanto tale io passo da quel partito, passo a quell'altro, tu che mi dai, io che cosa voglio, eccetera. 50 comuni al voto? Sì, 50 comuni al voto, vediamo nel dettaglio quali sono questi comuni nella scheda che ha preparato per noi Leo Spalluto. Al voto, manca ancora qualche mese, ma l'attesa per la grande sfida elettorale è spasmodica. Saranno 50 i comuni pugliesi impegnati nelle elezioni amministrative di primavera. Si voterà in 18 comuni con popolazione superiore alla soglia dei 15.000 abitanti con il sistema elettorale maggioritario a doppio turno e 32 sotto i 15.000 abitanti a turno unico. Nella Barese si vota in 11 comuni, doppio turno a Bitonto, Castellana Grotte, Giovinazzo, Gravina, Molfetta, Polignano a Mare, Santeramo in Colle e Terlizzi. Turno unico ad Alberobello, Cassano nelle Murge, San Michele di Bari e Bitonto, il comune più importante della tornata. Nella Batte elezioni in 3 comuni, doppio turno a Barletta e Canosa, turno unico a San Ferdinando di Puglia. Un solo comune impegnato nella provincia di Brindisi, partita secca a San Michele Salentino. 12 comuni al voto in terra di Capitanata, tutti inferiori ai 15.000 abitanti. Si tratta di Carpino, Castelluccio d'Esauri, Chieuti, Ischitella, Isole Tremiti, Monte Sant'Angelo, Motta Montecorvino, Orsara di Puglia, Rignano Garganico, Rodi Garganico, Roseto, Valfortore e Stornara. Nel Salento si vota in 16 comuni, doppio turno a Galatina e Galatone, turno unico ad Aradeo, Castrignano dei Greci, Castro, Guagnano, Leverano, Matino, Melendugno, Ortelle, Otranto, Ruffano, Salice Salentino, San Cassiano, San Cesario di Lecce e Scorrano. In provincia di Taranto si svolge una delle partite più interessanti a livello nazionale, proprio quella di Taranto, nel capoluogo ionico, ma c'è il doppio turno anche a Martina Franca, Castellaneta, Mottola, Palagiano e Sava. Unico comune sotto i 15.000 abitanti è Leporano. Le liste non sono ancora ufficiali, ma ormai manca poco e il quadro di candidati e schieramenti sarà definitivamente completato. Dobbiamo
Dobbiamo prepararci dunque ad una campagna elettorale trasversale, quella che ci porterà al rinnovo di questi 50 consigli comunali in Puglia, Fabiano Marti. Ma non lo so, in realtà poi alle elezioni comunali, tutto questo ragionamento centro-sinistra, viene dissolto dagli elettori. Quali elettori si comportano inseguendo le idee, cioè infatti nella maggior parte dei casi già generalmente non c'è più questa affettività stretta alla bandiera, così come c'era in passato, dove si registrava la vittoria o la sconfitta per uno scostamento percentuale dello 0, qualcosa. E oggi invece c'è un elettorato molto più mobile, ma diciamo generalmente mobile. Quindi nei comuni io vedo spesso che la preparazione alle elezioni amministrative è fatta da continue riunioni sul posizionamento politico centrodestra, centrosinistra, poi in realtà non appena si vota non esiste più tutto questo ed esistono le idee, i singoli candidati, la loro affidabilità, le passioni che generano e le speranze che sono in grado di riporre. Vi devo dire la verità, secondo me è molto meglio così. Perché io trovo veramente anacronistico che si riuniscono quattro persone. Prendiamo il caso di Taranto, ma lo prendo soltanto come fatto esemplare. E devo dire che questo problema sta obiettivamente più nella coalizione di centrodestra che nel centrosinistra, perché il centrosinistra poi si è inventato anche le primarie, in alcuni casi sono utilissime perché è un grande sondaggio di appeal da parte del candidato. Però al centrodestra si riuniscono 4-5 soggetti e devono decidere il candidato sindaco. Due sono secondo me i requisiti, gli elementi che li portano alla scelta. Li abbiamo visti alle elezioni amministrative di Milano e di Roma, le ultime amministrative, dove c'era un rincorrere a trovare il candidato meno evidente che poteva offuscare in misura minore i leader che lo sceglievano. Cioè da una gara, non appena, non so, tu mi puoi confermare perché tu vivi in quella realtà, c'era una gara, non appena c'era qualcuno che proponeva un candidato che probabilmente aveva la sua notorietà, scattavano i leader, no, non sia mai, non vorrei che questo offuschi la mia carriera di leader. E poi a un certo punto c'è una strana idea che si suddividono i comuni. Allora, al nord tu c'hai due comuni, al sud io ne ho due, quello va a Fratelli d'Italia, quell'altro a Forza Italia, quell'altro... Cioè, una cosa da matti. E poi puntualmente, ovviamente, tutte queste manfrine di posizionamento politico che le fa spesso, quando le fa il centrosinistra perde, quando non le fa vince, ed è questo il motivo per cui spesso il centrosinistra perde le elezioni generali ma vince spesso le elezioni amministrative. E perché non fanno tutte queste manfrine? Che significa questo ragionamento? Significa che la politica è una bellissima cosa se si fonda sulle idee. Se tu sai accendere i lampioni di una strada, asfaltare una strada, costruire un ospedale, mettere in funzione un gasdotto, ridurre la bolletta, fare gli screening, le persone vengono da te per questo. Guardate, io sono stato eletto sempre con le preferenze. Non ho avuto mai il piacere di essere scelto da qualche capo bastone e messo in una lista bloccata. Va bene? Probabilmente sarà questo il motivo. Io sono sicuro che se non ci fossero state le preferenze, io non sarei mai entrato nelle istituzioni di questo paese. Cioè, io sono quasi certo di questo. Però mi accorgo che il fatto che mi votino con le preferenze mi induce il giorno dopo le elezioni ad assicurare la mia presenza sui singoli argomenti, a dare risposte, ad incontrare le persone, certo, a non schivarle, a non evitarle, a far sapere che cosa sto facendo, che diciamo è anche rischioso, perché da un lato ti serve per dire io sto lavorando, ma dall'altro ti metti e ti esponi al giudizio. Certo. Però questo meccanismo viene innescato da quello che diceva prima il senatore Vitali, e cioè le preferenze. È vero che hanno delle distorsioni, è vero, lo sappiamo, però come tutte le cose non c'è nulla che non abbia un contro. Però nel bilanciamento tra i pro e i contro si preferisce, si deve preferire sempre la scelta che metta in sintonia e avvicini i cittadini. Non è che si può fondare sul contro, diciamo, la propria contrarietà ad un sistema. È come se uno andasse in una chiesa e vedesse un cesto delle offerte di devozione e poi mentre sta lì vede che c'è un ragazzo che si porta via il cesto.
Che fai? Siccome quel ragazzo si è portato via il cesto, abolisci la devozione e la pietà? No! Il problema è di quel ragazzo che si è portato via il cesto delle offerte. E così dovrebbe funzionare qui. Le preferenze sono un sistema che rende, come dire, accordata la posso vita dire una delle cosa, persone. Alle amministrative c'è una percentuale di votanti dell'80-85%. È per lo stesso motivo. Esatto. Alle politiche il 50-55%. Questo perché? Ma perché io non vado a votare la politica, una... quella. No, ma se tu non più... mi dai la possibilità di scegliere Tizio piuttosto che Gaio, io non ci vado. Partecipa. Poi c'è una parte che va per il simbolo e può andare pure l'ultimo della classe, però la parte più consapevole degli elettori dice: ma lo voglio scegliere il mio rappresentante, cioè non me lo devi propinare tu, non mi piacciono quei nomi, lo voglio andare a scegliere io. E questo si può fare soltanto con il buon governo. Avviene quando il rapporto tra eletto ed elettore è stretto. È proprio carnale, perché ti senti giudicato, ti senti osservato e sei portato, anche se sei il più scarso della compagnia, tra gli amministratori pubblici, ti senti obbligato a fare qualcosa, perché altrimenti sei morto. Sì, sì, è così. Al consigliere Amati giunge un messaggio da Mesagne, il signor Giovanni Zapponelli: e il piano casa è stato bocciato, cosa ci può dire il piano casa della politica? Poi dico qualcosa io sul piano casa, perché io ho interloquito col ministro delle affari regionali. No, però vediamo che cosa dice Fabiano. Ma io sono un sostenitore del piano casa. Pure io. Non si consuma il suolo, senza le tasse delle persone, dagli incentivi agli imprenditori, si costruisce e si pagano pure gli oneri di urbanizzazione e si ricostruiscono le città. Ok, in un settore peraltro ad alta densità di posti di lavoro. Piano casa, ho proposto la proroga ogni anno, ho fatto delle grandi battaglie, il Ministero della Cultura ha eccepito con un papillo ideologico, camuffato con ragioni tecniche, e io, diciamo, di mestiere mi occupo di diritto di quelle cose, camuffato di argomenti tecnici, perché? Perché il problema è il solito problema del paesaggio e della priorità del paesaggio all'interno dei processi decisionali di trasformazione o di modifica del territorio. Questo è l'argomento. I vincoli, quindi. Diciamo, è l'idea che tutto sia vincolato e tutto deve essere assoggettato ad una pianificazione, che è una parola orribile, ricorda regimi totalitari, alla pianificazione del tutto attraverso questo valore culturale che è il paesaggio, e quindi ce l'hanno impugnato. Io ho presentato una proposta di legge per renderlo strutturale, siamo in attesa di una proposta di legge nello stesso senso annunciata dal governo regionale, e naturalmente, se è meglio di quella che abbiamo proposto noi, non esiteremo a ritirarlo, purché si faccia presto. Perché quello è un settore produttivo che vale tanti PNRR messi assieme. A proposito di quello che dicevo. Cioè, ma tanti. Il piano casa, se non sbaglio, è un altro... Scusate, posso salutare il senatore Buccarella, che è già in collegamento con noi da Lecce, quindi torniamo nel centro, capoluogo del Salento, a Lecce, con il senatore Maurizio Buccarella. Gruppo Misto, avvocato, grazie, buonasera. Buonasera a voi, un saluto agli ospiti in studio e ai telespettatori, soprattutto. Ecco, qualche istante, adesso torniamo subito da lei. Piano casa. Credo che il piano casa sia stata un'iniziativa del Consiglio regionale e non del governo regionale. Il governo ha chiesto di fare qualche piccola modifica che lo rendesse compatibile con una programmazione generale, e mi risulta che ci sia stata un muro da parte del governo regionale ad apportare delle modifiche, per cui la conseguenza è stata che il piano è stato impugnato. No, in realtà non è così. So questa cosa, ma questa è una narrazione giustificazionista. Piano casa noi lo abbiamo approvato con la mera proroga. Valeva fino al 31/12/2021, abbiamo stabilito che vale fino al 31/12/2022, punto. Mentre negli anni scorsi si poneva il problema che c'erano delle modifiche ulteriori oltre la proroga, e quindi c'era questo dibattito, no, ma toglimi un pezzo e mettimene un altro, alla fine ci accordavamo. Quest'anno, sapendo che l'aria
l'aria ideologica che tirava a Roma, abbiamo pensato facciamo la proroga secca. E invece ci hanno impugnato la proroga secca. Le osservazioni, e io ho chiesto mille volte di essere ricevuto dai tecnici, ma non ho mai ricevuto nessuno, e questa è la violazione del principio di leale collaborazione, perché se vuoi veramente collaborare lealmente, certo, ricevi. Se invece vuoi così rompere le scatole, a ministeri che hanno impugnato anche il sequenziamento dell'esoma, invece di inserire nei LEA alcune cose importanti, impugnano, vabbè, ma questo è un altro ragionamento. E fanno delle osservazioni dove dicono, guardate che questo piano casa è durato fin troppo tempo, che è una valutazione politica, è ora di smetterla, non considerando che il piano casa è stato approvato e prorogato in virtù di una legge statale mai abrogata. Quindi se ritieni tu, Ministero, che il valore dovesse essere temporaneo, così come diceva la legge statale, e le regioni potevano stabilire il tempo di validità, se non lo vuoi più, ti prego di abrogare la legge statale. Perché non è che la temporaneità o il valore della temporaneità, che sia 5 anni, 10 anni o 15, lo può decidere arbitrariamente un dirigente del ministero, lo decide il legislatore. Impugnami la norma principale che mi autorizza a fare il piano casa, abrogami la norma principale che mi abilita a fare il piano casa, e allora io non lo potrò far più. Ma se è vigente, per quale motivo non è possibile prorogarlo? E lì c'è un cedimento evidente alle ragioni del Ministero della Cultura, non del Ministro, badate, perché io sto osservando che la burocrazia ministeriale è soverchiante rispetto all'indirizzo politico dei ministri. Io l'ho sollevato in parlamento. È una cosa da pazzi, Allora ti vedi che c'è un parere del Ministero della Cultura che è diverso dal parere del Ministero delle Infrastrutture, sulla stessa materia. E quindi c'è una disputa di potestà tecnica, che in realtà è un modo per intervenire nella scelta politica, che poi produce la fame a livello regionale, perché l'edilizia sono piatti a tavola, cioè ci sono le persone che vivono dall'edilizia. Ecco perché ho invocato l'intervento dei parlamentari, molti l'hanno fatto, però non l'hanno fatto nel modo risoluto, così come sarebbe stato il caso, per la ragione che ha espresso precisamente il senatore Vitali prima, e cioè quando mancano le preferenze nessuno si sente nelle condizioni di aprire una battaglia, perché sta pensando a chi lo deve candidare in un posto sicuro alle successive elezioni politiche. La ministro Gelmini ha detto: io ho dovuto eseguire un input che viene dal Ministero della Cultura. Ho capito, ma ti dico che c'è stato un pourparlers con la regione per apportare alcune modifiche, e c'è stato un... Ma l'anno scorso, questa fu una cosa dell'anno scorso, non la cosa di quest'anno. Quest'anno non c'è stato nessuna interlocuzione. E poi, se il Ministero degli Affari Regionali è il passacarte degli altri ministeri, non so a che cosa serve. Dovrebbe essere la camera di compensazione di questi contrasti tra regioni e Stato, e magari trovare una soluzione, perché poi alla fine chi ne paga le conseguenze sono le persone. Un sacco di imprese, un sacco di persone che lavorano in edilizia, che devono mandare i figli a scuola, gli devono comprare i libri, li devono vestire, senza consumare suolo. È una follia. Questo paese è folle se non incentiva, senza consumare il suolo, l'edilizia anche nel ricostruire le città e renderle più belle. Senatore Bucarella, ecco. Sì. Seguivo il dibattito, non sono a conoscenza nel dettaglio della questione del piano casa della Regione Puglia. Mentre parlava il consigliere Amati, stavo guardando un po' per leggere la notizia, e ho capito che c'è questo cortocircuito evidentemente fra governo e Regione Puglia in tema di normazione, di successione della normazione in tema di paesaggio regionale. In ogni caso, riprendendo l'argomento di Amati sulla necessità di sostenere il settore edilizia, mi viene in mente il fatto che fortunatamente anche nella nostra regione è un settore che ha avuto un grande impulso, anche forse perfino eccessivo, per il noto avvio, con tutte le problematiche coinvolte, dei bonus e del super bonus. Essenzialmente nel settore dell'edilizia sappiamo quanto nel tratto giovamento, anche qui senza consumo di suolo e anche con un effetto virtuoso dell'efficientamento energetico,
che era già importante prima, adesso con la crisi energetica che stiamo attraversando e le tragedie anche di natura geopolitica che dipingono un quadro ancora più fosco per il nostro paese nel prossimo futuro, speriamo di no, questo rafforza secondo me la giustezza di quegli interventi che al netto degli episodi penalmente rilevanti che sono stati oggetto di ampio dibattito e ai quali credo e spero in Parlamento siamo riusciti a porre un freno quantomeno, sono interventi che si muovevano nella doppia direzione virtuosa, cioè del rilancio dell'economia, dell'edilizia, di tutto l'indotto, e accompagnata anche dall'efficientamento energetico del patrimonio immobiliare senza consumo di suolo. E quindi veniva di fare questa osservazione ascoltandoli. Ecco, il presidente di Confindustria Lecce richiamava, lo ha richiamato oggi nel corso del congresso della CISL, la necessità che la politica accompagni concretamente alcuni progetti per il rilancio del Salento, Surbo, le strade, i collegamenti ferroviari, la portualità. Cosa ci può dire al riguardo? Ma io non posso che essere d'accordo. A me la tematica che è più cara e più vicina, io sono in Commissione Ambiente in Senato, è quella energetica. Non da adesso, ma già da qualche anno. Io sono uno dei sono il promotore di un intergruppo parlamentare sull'idrogeno verde e sulle comunità dell'energia. Sono argomenti che insomma chi si occupa delle tematiche sicuramente conosce bene, e fra l'altro è uno degli argomenti su cui ho anche motivo di essere di vanto, di orgoglio dell'essere pugliese, perché la Regione Puglia ha provveduto a livello normativo con una produzione normativa intelligente e lungimirante. Mi riferisco al reddito energetico, alla prima normazione anche di natura regionale in favore delle comunità dell'energia e dell'idrogeno verde, cioè l'idrogeno ottenuto da fonti rinnovabili. Sono tecnologie di ambito diciamo energetico che poi alla fine si sposano anche con l'infrastrutturazione industriale e produttiva anche della nostra regione, che avranno, penso e spero, impatti positivi nell'attività da quella portuale, se penso ai grandi progetti dell'eolico offshore, su cui certamente c'è un grande dibattito, una grande tensione politica in Puglia, lo so, come il destino dell'ILVA, l'ipotesi di decarbonizzazione virtuosa in un regime temporale di medio termine, certo non immediato, che però possono puntare a mantenere l'occupazione, mantenere le qualificazioni professionali e l'ambito territoriale, in un'ottica di innovazione tecnologica che si sposa perfettamente con gli obiettivi europei e dobbiamo dire globali, se teniamo a mente anche questo piccolo particolare dei cambiamenti climatici che pure impatteranno, si teme, in maniera considerevole anche nel nostro territorio pugliese. Senatore, quindi, il sì. Presidente di Confindustria delle Donne poco fa ha detto che è favorevole al parco eolico, lei è pro o contro l'offshore? Allora, io ho raggiunto la consapevolezza che per raggiungere gli obiettivi di incremento da fonti rinnovabili le tecnologie della produzione eolica sono necessarie. Ora, l'offshore è una tecnologia nuova, relativamente nuova, quella di tipo galleggiante, soprattutto che ancora in Italia non c'è fisicamente. Sappiamo che a Taranto è partito il progetto offshore, però quello vicino alla costa, mentre i grossi progetti che sono sul tavolo al MITE e nei tavoli delle regioni e anche dei comuni hanno un impatto indubbiamente che non si può trascurare. Io ho partecipato al primo incontro tenuto a Castro, sollecitato dal sindaco di Castro con gli altri sindaci del litorale salentino, quindi quelli interessati al progetto che si chiama Odra, quello che vede una novantina, 95 torri eoliche in corrispondenza insomma di Castro, Tricase, della zona del sud Salento. Io non, pur avendo, come posso dire, qui mi cospargo anche un po' il capo di cenere, perché l'esperienza parlamentare ormai quasi decennale mi ha insegnato tanto, devo dire con molta umiltà, e quindi studiando, approfondendo e cercando di
calibrare le scelte che poi un decisore deve prendere. Non mi sento più di abbracciare il bianco e il nero, le scelte manicheistiche del... Quindi è un ni. Questo un non si fa e questo ma, no. Io capisco, ma come si fa, chiudo. Però una domanda, come si fa ad essere per l'idrogeno verde, che notoriamente sì. si produce, che è un vettore, non è un carburante, che certo, notoriamente si produce, che notoriamente si produce con una scarica elettrica che ha bisogno di quantità di energia incredibili per poter spaccare questa storia d'amore tra due molecole che è l'idrogeno e l'ossigeno, e di lì avere l'idrogeno? E non dire che senza l'eolico offshore di Lecce, l'eolico offshore di Brindisi, e i due non sono nemmeno sufficienti in termini di potenza per realizzare l'idrogeno che si vorrebbe, come si fa a dire, a non dire se sì o no? Poi se c'è una questione che la pala deve essere a 3 gradi più verso est o verso ovest, questa è materia dei tecnici e di chi si intende queste cose, ma il punto di vista politico non può che essere chiaro. Sì, mi scusi, stavo giusto finendo il discorso, forse mi stavo dilungando eccessivamente. Quindi la conclusione a cui io personalmente sono arrivato è che, come diceva giustamente adesso D'Amati, non si può dire no a un incremento poderoso dell'incremento di energia rinnovabile, che serve sia per rispettare gli obiettivi del PNIEC, cioè quelli ordinari, diciamo, e oltre che la realizzazione della transizione energetica. Quindi non si può dire no a priori. Che poi quell'impianto abbia un impatto visivo, quello del Sud Salento, obiettivamente un po' più impattante rispetto agli altri programmati, perché la distanza dalla costa, mi faccio la finire, è inferiore, è un dato che va valutato, vanno rispettate le legittime preoccupazioni di chi del turismo ha trovato fortunatamente una grande risorsa economica e sociale. Però il dire no e fare una battaglia politica, come qualcuno che sta facendo per ergersi difensore dell'ambiente, o meglio del paesaggio, perché qui non parliamo di ambiente, per un impianto che contribuirebbe a risolvere i problemi e potrebbe dare effetti positivi anche sul territorio, io non dico affatto no. Io dico che bisogna trovare i modi ragionevoli per far comprendere al territorio che scelte razionali sono scelte che possono coniugarsi alle aspettative e alle esigenze dell'attività anche di tipo turistico, e che io personalmente non credo che ci sarà un solo turista che non verrà, se si faranno questi impianti come io credo che si faranno, che non verrà a Castro o Otranto, perché in lontananza si vedono 3-4 centimetri di profilo di torri eoliche. Quindi io, in breve, la mia risposta è più sì che no. Allora, un attimo, perché volevo aprire una parentesi, se me lo consentite, velocemente, su Cerano, sulla centrale Enel di Brindisi. Anche ci sono delle belle novità di oggi. E cioè quali? La novità è che Enel, che come sappiamo aveva il progetto previsto dal PNIEC del phasing out, cioè dell'abbandono del carbone al 2025, ha fatto sapere che Terna, che sarebbe l'operatore nazionale dell'energia elettrica, ritiene che una produzione a gas dal polo di Brindisi non sia necessaria per mantenere quella resilienza e stabilità di produzione elettrica in ambito zonale, perché noi dobbiamo sapere che per quanto riguarda l'energia elettrica e anche i mercati dell'energia elettrica, ci sono delle l'Italia è divisa in zone, c'è la zona sud che comprende la Puglia, il Molise e la Basilicata oggi. La produzione elettrica, grazie anche alle fonti rinnovabili che ci sono già e che ci saranno ancora maggiormente in futuro, non richiedono più l'esigenza dell'esistenza di una centrale a gas o a turbogas che è chiamata a intervenire. Questo avviene in tutta Italia, soprattutto perché il piano industriale di Enel al momento, quello che si sa, ma ripeto, questa è una notizia che io ho preso o ieri o oggi, non ricordo più, fra le notizie tristi della guerra, una notizia positiva era questa.
c'è un sistema, rimarrà un polo energetico basato sul fotovoltaico e sistemi di accumulo, e sistemi di accumulo non necessariamente di natura elettrochimica, cioè non necessariamente a batteria, sono la risposta, il complemento che oltre all'aumento del fotovoltaico, dell'eolico, dell'agrivoltaico, non so se ne avete parlato, potranno far sì che noi coglieremo due piccioni con una fava. Il primo, quello determinante, è contribuire a contrastare i cambiamenti climatici per la neutralità climatica. Il secondo obiettivo, che è diventato di estrema attualità negli ultimi mesi e ai noi da domani forse ancora di più, è la dipendenza geopolitica da una fonte fossile che noi non abbiamo, o comunque non abbiamo disponibilità sufficiente in Italia. E quindi, come dire, se queste cose le avessimo potute fare una manciata di anni fa, oggi forse staremo ragionando diversamente anche per quanto riguarda i rapporti tra Italia e Russia e le sanzioni, eccetera, eccetera. Facciamo una tornata veloce su Cerano, Pierangelo. Dico questo per Cerano e per Enel, e così sia Matica e Vitali possono, e anche il senatore. Per Ilva, ex Ilva Taranto, scongiurato il pericolo dei 500 milioni, no, col mille proroghe per le bonifiche, resta il problema della decarbonizzazione. No, ecco, risorse. Però su quel punto dei 500 milioni. Poi dobbiamo dire la verità, adesso devono trovare altri 500 milioni per la funzione che è stata... Quello che stava appunto chiedendo. Nel senso che i 500 milioni serviranno sempre. Esatto. Sì, però non li distogliamo dalla bonifica. Sì, però, è sembrato in questo dibattito che abbiamo visto molto acceso, che avevano preso i soldi delle bonifiche e li avevano date per la decarbonizzazione, no, per l'impresa, e quindi per adesso sono ritornate alle bonifiche, però bisogna sempre trovare 500 milioni. La domanda è come, senatore, mi sa che Draghi su questo, insomma, non è che l'ha presa bene. No, non l'ha presa bene, però era un atto dovuto nei confronti dei tarantini e nei confronti dei tanti lutti che... Io non butto l'acqua sporca con il bambino, cioè grazie all'Italsider, all'Ilva, generazioni si sono istruite, sono andate a scuola, sono diventati professionisti, quindi voglio dire è stata anche una molla di sviluppo. Però oggi è arrivato il momento, veramente non da oggi, da qualche tempo, di cercare di coniugare il lavoro con la salute, e secondo me un errore è stato fatto col governo Renzi quando si è fatta la gara e si è assegnata a ArcelorMittal, che secondo me aveva un interesse soltanto ad acquistare le quote di mercato e non aveva nessunissimo interesse a caricarsi l'onere di continuare la produzione e avviare la bonifica. Quindi io avrei fatto un ragionamento inverso, avrei cercato prima di bonificare e poi di vendere a prezzo di mercato quello che è lo stabilimento siderurgico più grande d'Europa che abbiamo a Taranto. Oggi è vero, abbiamo riportato i soldi alle bonifiche che speriamo che si facciano tempestivamente, sennò diventa un doppio danno per i tarantini, una presa in giro. È vero, bisogna trovare poi le risorse per spingere sulla produzione dello stabilimento. Cassa Depositi e Prestiti farà qualche cosa, insomma, è una cosa, cioè la chiusura dell'Ilva è un lusso che non ci possiamo permettere. Quindi dobbiamo da un lato continuare nelle bonifiche e dall'altro cercare di mettere in piedi una produzione che sia autosufficiente e non antieconomica, perché a distanza di qualche tempo siamo ritornati allo stesso problema. Ci sono i lavoratori dell'indotto, le imprese dell'indotto che non vengono pagate, i lavoratori che sono in cassa integrazione, gli straordinari che non vengono pagati. Quindi abbiamo soltanto rinviato più là il problema che si è presentato ancora più grave di come lo avevamo lasciato. Proprio oggi l'azienda ha annunciato il ricorso per l'intero gruppo a una cassa integrazione per 3.500 addetti, sì, della durata di 12 questa mesi. Sera la notizia, sì. Sì. Allora, siamo in chiusura della nostra prima puntata, avete fatto l'esordio ad Antenna Sulla Politica, quindi diciamo che in qualche modo siete passati alla storia di Antenna Sud, voi ospiti stasera. Grazie.
Facciamo questa chiosa con questa scheda di Antonio Bucci che fa un po' il sunto, come se fosse la confezione di questa trasmissione, e poi magari facciamo una riflessione su questo e ci salutiamo. Antonio Bucci. Se ne sta zitto Rocco Palese, non commenta, ma nel centro-sinistra pugliese non si sono ancora placate le scosse da quando l'ex forzista di rango ha preso il posto di Pierluigi Lopalco in regione. Il PD si spacca, minaccia l'appoggio esterno, poi chiede la verifica, si farà. Neppure un mese dopo è l'ex segretario dei Democratici Ionici ad assurgere a candidato a sindaco in riva ai Due Mari, sì, ma dal lato opposto, e con i simboli storici del centrodestra accanto. Ma come ci scandalizziamo se proviamo ad imitare Michele Emiliano? È stata la risposta di Massimiliano Stellato, che a sua volta è capogruppo dei Popolari in regione e sta in maggioranza a Bari, mica a Taranto. Che la si chiami geometria variabile o politica liquida, il risultato non cambia. C'è il programma a fare da argine, vale quello, non la persona. L'elenco delle cose da fare, insomma, è l'argomentazione principe della difesa, che non sempre riesce a convincere tutti, specie quelli che bollano tali operazioni come trasformismo. Lo ha ripetuto Michele Emiliano, lo ha fatto ai tempi di Simeone Di Canio a Brescia, alla guida dell'acquedotto, e di Massimo Cassano, che proprio qualche giorno fa lo ha paragonato persino a Silvio Berlusconi. Lo aveva ripetuto Nichi Vendola ai tempi di Leonardo Di Gioia, PDellino di lungo corso promosso a titolare del bilancio. È la fine del centrodestra? No, quella del centrosinistra che non trova figure all'altezza, replicano da Fratelli d'Italia. Qualcuno evoca il modello Draghi nella capitale, qualcun altro il gioco di posizionamenti per le politiche in arrivo, delle quali pure ancora non si conosce la legge elettorale. A fare i puri troverai sempre uno più puro che ti è pura, si attribuisce a Pietro Nenni, o come avrebbe detto Humphrey Bogart, è la politica bellezza. Questa è la chiosa della nostra prima puntata, una riflessione finale, un pensiero, un saluto da parte degli ospiti che abbiamo stasera, senatore Luigi Vitali. Ma sì, diciamo, in conclusione abbiamo ripreso un argomento che abbiamo già trattato. Ora io non faccio una valutazione delle persone, delle capacità delle persone, non conosco bene il candidato sindaco di Taranto, conosco invece molto bene Rocco Palese, so che è una persona di grande capacità, di grande impegno, però al di là di questo, esteticamente sono cose che alla fine danneggiano tutti. Danneggiano tutti e allontanano i cittadini dal voto, perché insomma, voglio dire, che senso ha andare a votare Fabiano Amati e poi vederselo in Forza Italia o vederselo nella Lega o vederselo in Fratelli d'Italia così come con un tratto di penna o Vitali o chiunque altro. Credo che bisogna ritornare stabilire il primato della politica e dei partiti, che i partiti non sono una cosa negativa. Forse Tangentopoli le ha archiviate i partiti come il peggio che ci potesse essere. Secondo me i partiti non sono il male assoluto, sono una risorsa per il Paese. È stato sbagliato cancellare il finanziamento pubblico che dava la possibilità di avvicinare la politica ai cittadini. È stato sbagliato tagliare il numero dei parlamentari. È stato sbagliato con un populismo da strapazzo far passare la politica come la responsabile di tutti i mali possibili e immaginabili. Ecco, dobbiamo riavvolgere il nastro e ripartire da capo, e forse in questa maniera anche i cittadini avranno più gusto e più piacere a tornare a votare. Grazie al senatore Vitali. Pensiero finale, una riflessione non necessariamente sulla scheda di Bucci, in generale un pensiero, un messaggio ai nostri telespettatori, un messaggio non solo politico. No, ma posso ispirarmi dal servizio di Bucci. Io mentre lo guardavo pensavo, ma se la politica fosse soltanto quella io non avrei mai fatto politica, è una noia, anche perché adesso già a ripeterlo è complicato, lì bisogna starci veramente dietro, c'è tutta quella dinamica descritta, obiettivamente vera, ma è proprio complicata, ma è una noia. Invece, non lo so, forse perché io ho cominciato a fare politica in un partito di programma, ho sempre avuto in sospetto le ideologie, infatti il mio primo partito da giovane era un partito di programma, ci vantavamo del fatto che era un partito di programma. Per me la cosa importante sono sempre le idee che si trasformano in programmi e poi in fatti.
non riesco ad interessarmi degli ingranaggi che regolano la condizione umana, perché quelli sono tutti gli ingranaggi delle persone che pensano di regolare la condizione umana. Mi interessa di più la condizione umana. Cioè, l'ho detto prima, la strada da asfaltare, la strada da illuminare, l'ospedale da costruire. Lì c'è proprio un fatto di riconciliazione con la politica, con la sua bellezza. Perché è vero, diceva bene il senatore Vitali, la politica è una cosa meravigliosa, davvero molto bella, però se assume queste caratteristiche, cioè se stasera noi avessimo parlato per tutta la serata di manovra politica, Emiliano, Palese, Draghi, no, avrei cambiato io canale, spostando qua avrei cambiato io canale. Invece noi, secondo me, abbiamo interessato un pochino, speriamo, va bene, e quindi diciamo inaugurando per bene questa serie di trasmissioni, perché abbiamo parlato anche di qualche fatto concreto, abbiamo indicato qualche numero, perché poi molto spesso la politica viaggia in un mondo dove i numeri non c'entrano, anzi i numeri si massaggiano per fargli dire cose che non hanno mai detto. Allora tutti quanti, per esempio, abbiamo sentito prima che a Cerano mettiamo il fotovoltaico, tutto a posto, abbiamo realizzato. No, abbiamo realizzato un bel nulla, perché se Cerano si trasforma in un campo di fotovoltaico si perdono posti di lavoro e peraltro non è sufficiente quella porzione di rinnovabili a garantire il target. Okay? Quindi questa cultura anti-industriale, perché c'è al fondo una cultura anti-industriale, che è un grave difetto del nostro paese, dove anche l'industria turistica viene osteggiata. Tutti parlano del turismo, però se proponi di fare un resort, c'è il movimento no al resort, perché anche il turismo è un'industria. Certo. E ve lo dice uno che proviene da una realtà dove ho contribuito da giovane assessore all'urbanistica a portare in consiglio comunale 31 varianti puntuali al piano regolatore per fare tutti i resort che vedete in questo momento, anche quell'industria. Qui c'è una cultura anti-industriale, che è una cultura che alla fine non considera che va contro gli uomini, contro le persone, le loro aspettative, le loro sofferenze, la condizione umana è dolorosissima. Se non fai queste cose per alleviare il dolore, ma che cosa serve la politica? Sarebbe un grande gioco di società. Ecco perché, insomma, la cosa bella è parlare di fatti concreti, non per un eccesso di pragmatismo, perché è l'unica cosa che ti fa sentire di aver compiuto un pochino il tuo dovere. Chiudiamo con il senatore Maurizio Buccarella la riflessione finale. Sì, devo dire che io sono completamente d'accordo con Amati, nel senso che anche io sono uno di quelli, e penso che siamo in tanti, che si annoia quando in TV o in qualsiasi altro tipo di dibattito la politica parla di se stessa, parla delle dinamiche che, come dice Amati, sono le dinamiche umane, non è che sono da rifuggere, perché esistono e sono sempre esistite ed esisteranno sempre. Invece penso che sia molto più interessante lo scambio di idee su cose concrete, su progetti, su visioni, che poi è quello che dovrebbe cercare di fare la politica, e talvolta ci riesce pure. Sono assolutamente d'accordo e auspico che questa stagione televisiva, direttore, continui magari in questa direzione, cioè con contributi che parlano della Puglia di oggi, della Puglia di domani, e non una Puglia anti-industrialistica, nel senso che oggi l'opportunità in tema di innovazione tecnologica, di innovazione per le grandi sfide che aspettano anche noi, dovrebbe essere una politica piena e densa di idee, di progetti, di cose da fare e di sostenere per garantirci un futuro migliore veramente per le prossime generazioni. E basta con il necessario della politica, degli schieramenti, delle tattiche politiche, ma lasciamo parlare gli amministratori e i politici di come immaginano il nostro paese. Quindi l'augurio è questo. Grazie al senatore Buccarella. Per Angelo, chiudiamo la trasmissione. Chiudiamo la trasmissione, cioè, mi pare di capire che non ci siamo annoiati, e questo vuol dire che abbiamo colto nel segno quella di un'informazione trasparente e costruttiva, nel segno appunto di quello che è il nostro progetto editoriale del gruppo Domenico Distante, e quindi lo facciamo quotidianamente H24.
poi approfondendo temi ed avvenimenti importanti. Lo abbiamo fatto a Parma con l'Associazione dei Comuni Italiani, seguendo la settimana che ci ha portato alla rielezione di Mattarella, a grandi eventi qui in Puglia, al trentennale della DIA, della Direzione Investigativa Antimafia, a Lecce quanto a Bari, e poi proseguiremo il viaggio, tanti altri avvenimenti, ma la politica è il pane quotidiano, e su questo si alimenta l'informazione, e noi cercheremo, lo facciamo grazie alla squadra di giornalisti diretta da Gianni Sebastiani, agli operatori tecnici e a quanti appunto ogni giorno sostengono questo progetto. Grazie a Michele Marchitelli, che ha curato la regia con la collaborazione tecnica di Sebastiano Bufalo. Questa trasmissione Antenna sulla politica tornerà giovedì prossimo, sempre alle 21, sempre su Antenna Sud 85. Grazie, arrivederci.